Ciao bambini, sono la maestra Barbara. Allora, fra qualche giorno sarà la festa della mamma e allora ho pensato di proporvi di realizzare insieme a me un bigliettino da poter regalare alla vostra mamma per dirle quanto bene le volete. Allora, avete visto? Ha la forma di mezzo cuore, ma qui c'ho scritto auguri mamma. Ma quando lo andate ad aprire, sorpresa, eccolo qua! Si aprirà un bellissimo fiorellino, un tulipano rosso. Poi qui ci potete anche scrivere ti voglio bene, magari scrivere il vostro nome, lo potete abbellire poi come volete. Proviamo a vedere insieme come si fa. Intanto bisogna preparare tutto l'occorrente, ossia dei fogli colorati. Io ho preso rosa, verde e rosso. Poi servirà una matita, una forbicina con le punte arrotondate e la colla stick. Siete pronti? Allora, prima di tutto bisogna realizzare i petali del tulipano. Allora, per farlo, pieghiamo prima il foglio così a metà e realizziamo da questa parte dove c'è la piegatura metà del nostro fiore, in questo modo. Si fa una riga in questo, così, una punta e poi arrotondato. Questo è metà del tulipano, perché dobbiamo fare in modo che diventi uguale da entrambe le parti, perciò è meglio fare così. Lo tagliamo. Ecco qua. Quando lo apriamo, il fiorellino intero. Adesso con questo che usiamo come sagoma e dobbiamo realizzare 5, 6, 7, quanti avete voglia di farne? Almeno 5 direi. Allora fate così, fate tutto il contorno. Ecco qua. Avete visto? Perché devono venire tutti uguali identici. Poi lo andate a ritagliare. Ne fate almeno 5. Io li ho già preparati. Eccoli qua. Allora, prendiamo la colla. Li ho piegati tutti a metà. Si mette la colla solo su un lato, da questa parte. Ecco qua. Poi si prende l'altra metà di un altro fiorellino e si fa combaciare così. E si incolla. Ecco. Poi se ne prende un altro e si fa la stessa cosa. Ecco qua. Poi ancora un altro. Bisogna fare combaciare bene bene le due metà, eh. Eccoli qua. E poi anche questo. Aiuto, ecco qua. Vediamo. Adesso quando lo aprite vedete anche gli altri petali. Molto molto bello. Questo lo mettiamo da parte, così intanto la colla si può asciugare. Prendiamo il foglio rosa. Eccolo qua. Anche questo lo pieghiamo a metà. E qui disegniamo il nostro mezzo cuore. Allora. Oh, si fa una bella curva grande grande che finisce con una punta. Si taglia tutto insieme. Questo sarà il nostro bigliettino a forma di cuore. Eccolo qua. Cosa ci manca? Ci mancano i
le foglioline del fiore. Allora, avevo un pezzettino di verde senza andare a usare quello grande. Tagliamo una strisciolina. Ecco qua, che sarà il nostro stelo del fiore. E poi due foglioline verdi. Anche queste le tagliamo. Una. E due. Ecco qua. Adesso abbiamo tutto quello che ci serve e andiamo a comporre il bigliettino. Allora, mettiamo prima di tutto la colla sulla strisciolina verde e andiamo a posizionare nel centro del nostro cuoricino. Eccolo qua. Qui mettiamo anche le foglioline. Una da una parte e una dall'altra. Con la colla. Ecco qua. Adesso, come si attacca il fiorellino? Lo lasciamo ancora bello chiuso così. Mettiamo la colla da una parte. Ecco, e lo andiamo a posizionare su questa metà, un po' sopra allo stelo. Ecco, attenzione, deve essere proprio a metà. Schiaccio bene in modo che si incolli. Metto la colla anche da questo lato. Chiudo il bigliettino bene bene sulla metà. Schiaccio forte 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 e aspetto un pochino perché si deve asciugare. Ecco qua, la colla si è asciugata e allora magari qui ci mettiamo auguri. Mamma, magari vi fate aiutare dal papà o dal fratello più grande, la sorellina più grande per scriverlo. E quando la mamma andrà ad aprire, sorpresa, sorpresa, ecco il bellissimo fiore che avete realizzato per lei. Vi piace? Ciao bambini, mi raccomando, mandateci la foto del vostro lavoro. A presto, ciao!